Oggi siamo chiamati a deliberare su un punto importante che riguarda sostanzialmente la situazione sanitaria e ambientale dell'area sita nella Pianeta Fighera, Regione Arenoso, perché abbiamo alcuni punti certi, alcuni dati sui quali c'è poco da discutere, c'è solo tanto da fare. C'è una ordinanza che tra l'altro è esecutiva, doveva essere messa in esecuzione tra gennaio 2014, che riguarda lo sgombero dell'attuale campo rom in regione Fighera. E c'è un obbligo per il sindaco in modo particolare di sgomberare quell'area, perché si legge anche nell'ultima analisi che l'agenzia Laore ci ha trasmesso, l'agenzia Laore proprietaria di quel terreno in località Fighera, ci sono sostanze tossiche, cancerogene, gravemente pericoloso, c'è presenza di diossina e c'è quindi un obbligo che mi pare che insomma non deve stare nel sottofondo, ma come punto centrale della nostra discussione, sulla quale c'è poco da discutere. C'è un obbligo per il sindaco, penso per tutti noi che siamo amministratori di questa città, di fare in modo che su quell'area, che è incompatibile con la presenza di una comunità di residenti, non ci sia il campo che c'è attualmente, non ci siano persone. È un'area che non è compatibile a uso fini residenziali di permanenza anche per brevissimi periodi, ci dice l'analisi del rischio, da parte di singole persone o di una comunità. Quindi partiamo da un dato certo: lo sgombero di quell'area, ed è un punto irrinunciabile, doveroso per me che ho assunto questo incarico nel giugno dello scorso anno, che ho perseguito fin dal primo momento e che ha portato stamattina il Comitato di Ordine Pubblico e Sicurezza, la riunione prefettura, la presenza del signor prefetto, del signor questore, del comandante dei carabinieri e della finanza e di tutti gli altri organismi coinvolti, a prendere la decisione che è stata assunta per lo sgombero di quell'area il 29 gennaio del 2015. Quindi partiamo da un dato certo: quell'area verrà sgomberata perché così si è deciso e perché ci sono dei documenti che lo attestano. C'è un'ordinanza di sgombero del 2 maggio 2013 con una prima scadenza al 6 agosto 2013, poi reiterata con provvedimento sindacale del 29 2013, con il quale è stata prorogata la sgombero da attuarsi entro 120 giorni dalla notificazione della stessa. Poi la storia diventa cronaca, i commissariamenti eccetera, e soprattutto la volontà di questa amministrazione di addivenire a un dato, come dire, inequivocabile e obbligante, e che mi ha visto insieme all'amministrazione cercare soluzioni, anche tenendo conto di un altro dato: l'amministrazione comunale aveva avuto negli anni ingenti finanziamenti dalla regione per trovare altre soluzioni, ultima delle quali un finanziamento di 506.000 euro, 506.582,76, riferite alle annualità 2000, 2003 e 2010, che sono state definanziate, perché nel frattempo le amministrazioni che mi hanno preceduto non hanno effettuato nello sgombero, ne hanno trovato soluzioni alternative per i nove. Quando sono arrivato il bilancio ho trovato 100.000 euro in conto capitale, ma riferite all'adeguamento del campo romano, non certo a nuove soluzioni. Per cui ho chiesto immediatamente alla regione di poter avere le risorse per gestire quella che è un'emergenza, perché di emergenza ambientale e sanitaria innanzitutto stiamo parlando, e di poter permettere all'agenzia della regione, che serve di assistenza tecnica, che è proprietaria di quei terreni in località Fighera, regione Arenoso, di poter effettuare la bonifica, avendo già in buona parte le risorse per poterla effettuare. E ho chiesto alla Regione quindi di
indispensabile risorse finanziarie per poter affrontare questa emergenza, non solo la bonifica ma anche trovare una soluzione per una comunità di 51 persone, 11 nuclei familiari, 24 adulti, 27 minori. E devo dire che la prima risposta che l'assessorato della sanità, il direttore generale di servizio sociale della regione mi hanno dato è stata quella di utilizzare risorse comunitarie, quindi di poter progettare insieme alla regione e insieme ad altri comuni. Sono stati fatti gli esempi di Cagliari, che pure ha trovato negli anni una soluzione alternativa, evidentemente non soddisfacente, nel caso del comune di Arborea, per esempio. Quindi di poter utilizzare fondi comunitari, fondo sociale europeo, misura per l'inclusione sociale a partire dal 2015, nell'ambito appunto della nuova programmazione 2014-2020, e decidere insieme alla regione un progetto specifico. Devo dire che non partiamo da zero, i servizi sociali anche negli anni precedenti, in particolare nell'ultima consigliatura hanno predisposto un progetto che è stato inviato alla regione ma che finora non ha ottenuto risorse. Però una strada, la prima che mi è stata indicata, è quella delle risorse comunitarie. Nel frattempo abbiamo detto c'è da osservare la legge, e la legge, soprattutto le normative europee, ci indicano, ma credo che sia normale, che sia doveroso, ci indicano la strada dell'integrazione, ci indicano la strada non di campi rom superati fuori dal tempo, ma la strada dell'integrazione, soprattutto per una comunità come quella di Alghero, che di fatto è una comunità di persone, la gran parte, nate e residenti ad Alghero, quindi con una trentina di bambini, 27 bambini che sono algheresi a tutti gli effetti e sui quali, così come tutti gli altri algheresi, dei quali, come tutti gli altri algheresi, dobbiamo farci carico, come tutti gli altri algheresi. E allora la ricerca comunque di soluzioni, ci hanno visto subito andare nella direzione della ricerca di alloggi, sapendo insomma la situazione nella quale viviamo, sapendo che ci sono circa 430 famiglie algheresi, altre 430 famiglie algheresi in graduatoria perché chiedono una casa, sapendo che ci sono normative comunque comunitarie che impongono questa strada, la strada dell'integrazione, la strada dell'inserimento nella società tutti gli esempi. E verificando anche attraverso sopralluoghi che abbiamo fatto con la polizia locale, con il coinvolgimento di tutti gli enti coinvolti, dalla Orea agli altri enti regionali a vari titoli coinvolti, e con una supervisione, ovviamente devo ringraziare il signor prefetto perché c'è stato in tutti questi mesi, questi sei mesi nei quali sono al governo di questa città, un'attenzione massima su questa problematica, l'accompagnamento delle misure, devo dire un impegno concreto nell'accompagnare ogni possibile soluzione al problema. E si è arrivati fino all'ultima lettera che ha fatto la ORE, data 13 novembre 2014, con la quale veniva sollecitata l'amministrazione comunale a dare esecuzione all'udienza di sgombero, manifestando ancora una volta la grande urgenza di provvedere alla bonifica ambientale del sito. E per me è stata un ulteriore stimolo a incontrare nuovamente tutti i soggetti coinvolti, ad incontrarli per ben due volte, oggi è la terza in prefettura, e per trovare in armonia con la regione risorse finanziarie. La regione è stata sollecita e rispetto alla nostra ultima richiesta nel giro di 48 ore la giunta regionale ha deliberato con una delibera che conoscete che è intitolata emergenza Rom, ha deliberato 250.000 euro in conto corrente, in parte corrente con il quale appunto viene sposata l'idea del Comune di Alghero, il fondo di progettore del Comune di Alghero per gestire la gestione dell'emergenza Rom dal punto di vista socio-abitativo e igienico-sanitario conseguenti alla
allontanamento dal sito della comunità propria. Questi 250.000 euro, quindi, hanno, come ha detto bene l'assessore Anzini che mi ha preceduto, sono serviti, sono stati la base per predisporre un progetto che da un lato è stato seguito dai servizi sociali, dall'altro dalle demanie e dalle opere pubbliche, che prevede un intervento emergenziale attuato in partenariato con la Caritas diocesana, con il centro di ascolto della diocesi, con l'opera Nomadi, con altre associazioni di volontariato, tra le quali l'Asce Roma, e che è destinata in modo, devo dire, principale, prevalente e spero unico al reperimento di alloggi e locazioni.